Malotti, io voglio fare complimenti davvero sinceri per il Montevarchi che ho visto in campo. Prima di parlare della partita, voglio dirle come ha chiuso la conferenza Autari ieri. Ha detto: io non faccio mai complimenti ai miei avversari, ma a Malotti ci tengo a farli. Ringrazio, preferivo prendere i punti e i complimenti, però diciamo che nel primo tempo onestamente abbiamo visto il vero Montevarchi, dove abbiamo giocato alla pari con un avversario logicamente più forte di noi, però abbiamo giocato alla pari cercando di limitargli quelle che è la loro più grossa prerogativa nel palleggio, e chiaramente lì siamo stati bravi. E onestamente alla fine del primo tempo avevamo veramente tanto da recriminare, perché forse avevamo fatto qualcosa più noi che il Pescara. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati e chiaramente lì è venuto fuori la grande qualità del Pescara, e logicamente mettendosi alla pari con loro. E lì dopo non c'è più storia, sono troppo più forti di noi. Voi avete trovato il pareggio proprio forse nel momento in cui il Pescara stava dimostrando questa grande qualità, è d'accordo? Ma perché nel secondo tempo purtroppo ci siamo abbassati troppo, abbiamo perso un po' di distanze fra centrocampisti e gli attaccanti hanno smesso di allungargli la squadra, loro sono saliti, abbiamo cominciato a farli palleggiare. Se li fai palleggiare onestamente in mezzo al campo non sembra nemmeno una Lega Pro loro, una squadra onestamente ha dei valori altissimi, che ha comunque una sua identità, non è una squadra che prende palla e la butta in cima e viva il parroco, insomma, una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Quindi dovevamo continuare come abbiamo fatto il primo tempo. Purtroppo non ci è riuscito, c'è da capire se non ce l'abbiamo fatta a livello fisico o non ce l'abbiamo fatta a livello mentale. Chiedo un'ultima cosa, chiedo mister prima di una domanda da studio del nostro Massimo Profeta. Lei ha affrontato, se non erro, la Reggiana alla prima, ha fatto tanti gol qui all'Entella, quindi ha affrontato già due, tre con il Pescara delle potenziali squadre per la promozione. Mi fa un confronto? Squadre. Io sono il meno indicato perché mi avvicino a questa categoria da esordiente, quindi è difficile valutare. Io solo che se il livello di questa categoria è quello della Reggiana e di Pescara, bisognerà pedalare tantissimo per salvarsi, perché chiaramente siamo un gruppo giovane e trovare squadre con lo spessore che ho visto oggi nel Pescara, così come ho visto nella Reggiana, per certi versi l'ho vista anche nell'Entella, anche se poi ha perso 3-1. Insomma, sono squadre che hanno grandissimi valori tecnici. Una domanda in studio, da studio. No, intanto Massimo. ancora complimenti a Malotti, davvero una bella squadra il Montevarchi, che ho visto nella gara di Fermo e anche in Coppa Italia con l'Ancona, dove non ha, secondo me, demeritato, avrebbe meritato anche di passare il turno. Ma a parte questo, fin quando ha retto la gamba, ha retto il ritmo e l'aggressività, il Montevarchi ha dato del filo da torcere al Pescara. Questo è poco, ma sicuro. Fino a quando vi ha retto la gamba nel primo tempo avete dato un grande filo da torcere al Pescara. Non c'è dubbio, alla fine del primo tempo siamo venuti via con grandi recriminazioni, perché onestamente si era visto forse anche qualcosina in più. Quel gol su punizione ci ha un po' tagliato le gambe, abbiamo sbagliato nella posizione della barriera, può succedere perché purtroppo, ripeto, siamo una squadra con un'età media di 21 anni. E quindi logicamente queste cose le paghiamo, le abbiamo messe in preventivo, e casomai partite come quelle di oggi le potresti amministrare in maniera diversa. Nel secondo tempo si è visto benissimo, e chiaramente abbiamo rallentato un po' i ritmi, abbiamo visto una qualità superiore, hanno fatto dei cambi importanti. Marilungo, Ferrari e De Marchi negli ultimi minuti. Cioè, sono chiaramente di cosa si sta a parlare. Con Clemenza fuori. Noi nel secondo tempo avevamo 9 quote in campo, è normale, gli si può chiedere tutto a questi ragazzi, ma l'esperienza e la gestione della partita non gli si può chiedere. In quel momento lì siamo stati deficienti nella gestione, perché logicamente c'è uno spessore troppo diverso da quest'altra parte.